Buongiorno e benvenuti a Un giorno un allenamento. Oggi con il mio gruppo di ginnastica dolce faremo un piccolo esercizio. Noi lo facciamo a gruppo, tu lo puoi fare anche da sola oppure se hai una persona in casa con te. Cosa dovrai fare? Noi ovviamente in palestra abbiamo il cerchio, ma tu potrai utilizzare tranquillamente un coperchio della pentola oppure un vassoio. Cosa dovrai fare? Partirai con le gambe leggermente divaricate, ok? E leggermente flesse, perché ricordati che hai un carico, anche se minimo, comunque ce l'hai. Lavoreremo sul muscolo obliquo dell'addome. Quindi le tue braccia saranno distese in avanti e dovrai semplicemente ruotare a destra e a sinistra. Un attimo che adesso partiamo. Prestando attenzione a non ruotare il bacino, quindi è il tuo busto che ruota da un lato e dall'altro. In che modo? Braccia avanti, partiamo. Ruota da un lato, aprendi il cerchio e ruoti dall'altro e lo passi. Ruota, prendi il cerchio e continui a passarlo. Noi siamo in tre, tu lo puoi fare da solo. Se lo fai da solo, le ripetizioni sono 5 per lato. Ruota, prendi il cerchio. Ruota e passa il cerchio. Mantieni sempre il bacino fermo. Ruota solo il busto, braccia distese. Ok, ci fermiamo. Se invece lo fai da solo, il movimento è questo. Ruoti da un lato e ritorni. Ruoti dall'altro e ritorni. Il cerchio, hai il viso al centro del tuo cerchio perché le spalle sono perpendicolari, le braccia sono perpendicolari alle tue spalle. Ti fermi un attimo perché le braccia possono essere pesanti. Dopodiché ricominci e lo fai per altre 10 volte. Ruota e passa. Ruota e passa. Fai altre 10 ripetizioni, poi ti fermi, recuperi un attimo e fai l'ultima serie. Grazie e buon allenamento.